Ciao! Allora, oggi voglio fare un video haul di tutti gli acquistini che ho fatto per questa primavera. Shopping primaverile, appunto, ne ho fatto veramente tantissimo. Ho accumulato un po' di cosine, ma fra il raffreddore e l'allergia, un mega bubbone da coprire, non sono riuscita a girare il video prima. Parto con un top che ho preso da Intimissimi, è questo qua. Praticamente è una magliettina in pizzo molto scollata, infatti io la metto con una fascia nera ed è fatto a body, quindi è veramente carinissimo. E questo l'ho indossato, ve l'ho fatto vedere anche su Snapchat, con un paio di pantaloni sempre nuovi che ho preso in un negozio vicino a casa mia che rivende questo marchio che si chiama Nabila, che è un marchio di Gate 21. Il negozio non si chiama così, però appunto so che questo rivenditore vende anche questo Nabila. E questi sono pantaloni bellissimi a vita super alta, arriva praticamente sull'ombelico, sopra l'ombelico. Quindi con questa infilata dentro stanno veramente benissimo. Sono semplicissimi, neri, arrivano giù proprio perfetti per stretti sulla caviglia, perfetti per essere indossati con delle scarpe col tacco. E la combo di questi due mi piace un sacco, una dentro l'altra, veramente fantastica. Un'altra combo che mi è piaciuta molto è questa, cioè dei semplici pantaloni color rosa cipria. Con questa cinturina in vita molto fine e carina, le taschine, quelle appunto in diagonale e dietro appunto delle finte tasche che fanno un fondoschiena fantastico, sempre dello stesso marchio Gate 21. Questi sono molto molto stretti e hanno il risvoltino alla caviglia, carinissimi da abbinare con questa camicia a righe. Questa è una blusa molto ampia, con le due taschine davanti, grigia, righe grigia e bianca, bellissima perché è di quella appunto che si può risvoltare, e questa infilata un pochino dentro al pantalone rosa cipria, secondo me il grigio e il rosa stanno benissimo insieme. Poi sono andata in un negozio che rivende sia Please che Dixie e ho preso dei jeans. Questi sono dei jeans classici in un lavaggio diciamo chiaro, con lo strappo alla caviglia e sono abbastanza appunto stretti sulle caviglie e si può fare anche qua diciamo il risvoltino, dipende se volete la caviglia scoperta o meno. Veramente semplicissimi, come sapete Dixia, scusate Please, ha questo cuoricino nelle taschine di solito dietro, molto molto carini, molto morbidi, quindi veramente di quei jeans che vi stanno bene addosso. Da abbinarci ho preso una magliettina gialla, quest'anno sono in fissa col giallo, con scritto It's only rock and roll baby, molto molto carina. Questa ho pagato 29, jeans 79, veramente carinissima questa. Da abbinare appunto un po' con tutto, io sono per le t-shirt così basiche con le stampe, le uso tantissimo. Passiamo a H&M, ho preso un vestito che indosserò o ad una comunione o a un matrimonio, devo vedere, ne ho sia uno che l'altro quindi devo capire quale indossare. Questo è appunto H&M, bellissimo, ho pagato 50 euro, questo è il regalo di mia mamma, uno dei regali di mia mamma, veramente molto molto bello, è tutto in pizzo blu. L'effetto su è meraviglioso perché appunto ha questo corpettino fino a qua, non so se riuscite a vederlo, poi appunto scende giù abbastanza liscio sotto alla sua comunque sottoveste, quindi ovviamente non ci sono trasparenze se non nella parte qui davanti appunto, che avete il primo pezzo un pochino trasparente, ma niente di osé, niente di scollacciato, e dietro è semplice con questo bottoncino qua. Molto molto bello, questo ve lo straconsiglio, andatelo a provare perché veste da Dio, non segna da nessuna parte, vi fa una pancia bella piatta, non segna i fianchi, molto molto carino. Da Zara invece ho preso due paia di jeans che sono della linea di Trufalook, quella push up, e sono dei jeans semplicissimi. Questo è il lavaggio un po' più scuro, un po' strappati, con gli strappi anche qua sulle ginocchia, però un po' più maltrattati diciamo, vedete anche alla fine sono tutti strappati, e li ho pagati mi sembra 29 o 20 o 30 o 26, comunque sapete o 29,90 o 25,90,
E poi questi invece che sono di un lavaggio più intenso. Stesso modello, praticamente a questi per esempio ho fatto il risvolto, anche qua strappati sulle caviglie, scusate, sulle ginocchia. Molto molto comodi, anche questi super super morbidi. Da abbinare al vestito blu di H&M ho preso sia un paio di scarpe che una borsa e l'ho presa da prima donna. Ho preso delle scarpe color caramello, bellissime secondo me. Sono scamosciate. Tacco molto largo e super comodo, un bel plato alto, quindi alla fine il tacco si riduce ai minimi termini, ma vi slancia molto la gamba. Fatti in questo modo proprio tipo sandaletto, però hanno questo colore che a me sul blu fa impazzire. Vediamo se riesco a farvi vedere. Vedete? Secondo me è bellissime insieme. E queste le ho pagate 49, 39, non mi ricordo. Aiuto, vediamo se c'è ancora il prezzo. No, non mi ricordo più quanto le ho pagate. Comunque non tanto, non sopra i 50 euro assolutamente. Poi, già che c'ero, ho preso anche una borsa da abbinare perché so che poi lo stesso colore non lo troverò mai da nessun'altra parte. Quindi l'ho presa. È una clutch di quelle appunto classiche da cerimonia, mettiamola così, o comunque da serata. Molto molto carina, mia mamma ha detto che una borsata simile ce l'aveva lei negli anni 70-80. Fatta in questo modo, diciamo molto capiente, comunque con la taschina anche qua davanti da tenere proprio a mano oppure da utilizzare così, però diciamo che essendo calamitata rimane già così, quindi la utilizzate a mano. Infine sono andata da Stradivarius, che è uno dei negozi che mi piace di più per rapporto qualità-prezzo, perché secondo me ha delle cosine molto carine che su di me vestono bene e quindi mi trovo bene perché ha dei prezzi molto molto economici. Ho preso questa t-shirt che ho qua, che ho indossato adesso, che è una semplice t-shirt blu con la taschina grande, che è la stessa identica di questa nella versione blu, pagata 6 euro. Molto molto ampia con questa taschina, perfetta secondo me per essere indossata con questa gonna di cui mi sono innamorata. Una gonna rossa con l'arrecciatura ampia da mettere appunto in evidenza, quindi la magliettina da mettere all'interno della gonna, e questa l'ho pagata, aiuto. Questa l'ho pagata 15,95 euro, cioè veramente una stupidata. Una mini molto molto carina, perché comunque infilata dentro ci sta veramente molto bene, ci sta molto bene anche con una camicetta a righe che ho di H&M, anche quella molto ampia, sempre da infilare dentro. Poi ho preso, sempre perché amo il giallo, questo maglioncino basico giallo, questo l'ho pagato tipo 19, 12 o 19, 15, cioè sotto i 20 euro sicuramente. Manichina tre quarti, bellissimo secondo me da mettere con sotto la camicia di jeans scura. Questo è un basico maglioncino giallo, bello però, mi piace il giallo, mi piace come mi sta. E poi infine delle sneaker, ho preso queste sneaker qua che le avevo viste sul sito e non pensavo ci fossero in negozio. Sono delle sneaker comodissime, blu. Con praticamente i lacci non servono a nulla, però sono molto molto carine quando sono indossate perché sembrano un pochino le Nike Free, mi sembra che hanno più o meno la stessa linea. Pagate 39 euro, quindi una stupidata, hanno questa parte diciamo tipo in raso, simil raso, molto molto carina, e dietro la parte rosa, oro rosa, con una bella suola bianca spessa. Sono molto molto comode davvero, vi consiglio di andarle, se vi piace il modello, di andarle a provare perché ve ne innamorerete. Sono fatte tipo pantofola, non bisogna allacciare le stringhe. E niente, quindi questi erano tutti gli acquisti che ho fatto nell'ultimo periodo. Ho acquistato effettivamente tantissime cose, ne ho altre da farvi vedere, ma rientrano più nell'home decor. Quindi fatemi sapere se il video vi è piaciuto, se avete delle domande, ovviamente scrivetemele qua sotto e mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, non lo dico mai, però è abbastanza sottinteso, ecco. Noi ci vediamo nel prossimo video, un bacione, ciao!